Ripresa degli allenamenti, oggi al Palatrento, il primo allenamento del 2013. Come arriva la squadra dopo 3 giorni di pausa e soprattutto quali sono state le indicazioni tecnico-tattiche raccolte durante la Final Four con Roberto Sergnotti, secondo allenatore di Trento? I ragazzi meritavano un po' di riposo, era l'ultima possibilità che avevamo, visto che adesso riprendiamo con una serie importante di partite. È stata una Coppa Italia sicuramente esaltante, e siamo molto soddisfatti del risultato venuto contro in finale contro una grande avversaria che fino all'ultimo ha cercato di metterci in difficoltà. Rafael MVP per aver saputo gestire al meglio tutto il fronte d'attacco, e non era semplice perché ci sono stati diversi problemi nel corso di questa Final Four. Ti trovi d'accordo col giudizio dei giornalisti? Sicuramente, lo dimostra il basso numero di muri che ha fatto Macerata, perché pensare di giocare contro una squadra così forte a muro e di lasciarli alla fine solamente con 2 muri vincenti, sicuramente grande merito va a Rafael. Dopo 2 set perfetti qualcosa è cambiato, Macerata ha cambiato assetto di gioco e Trento è calata, o sono stati meriti specifici di Macerata? Ma si parla tanto dei recuperi che fa Macerata, però c'è anche il merito nostro di riuscire spesso ad andare 2-0 mettendoli in grossa difficoltà, quindi insomma, se è vero che noi abbiamo il problema di come giochiamo la seconda parte di gara contro di loro, però sicuramente loro hanno un problema di come giocano la prima parte contro di noi. Era impensabile che continuasse su quei ritmi. Loro hanno cercato in tutti i modi di cambiare formazione. Già dal secondo set hanno provato a invertire gli schiacciatori, poi sono tornati a questa formazione. È una squadra che sappiamo non si dà mai per vinta, giocatori molto bravi, uno staff molto bravi che sa come provare a metterci in difficoltà. Questa volta abbiamo fatto un altro passo in avanti, nella finale scudetto dal 2-0 eravamo andati 3-2 per loro, c'è stata una gara di campionato a Trento dove siamo andati nuovamente al quinto set, però l'abbiamo vinto noi, questa volta siamo riusciti a chiudere al quarto, e quindi direi che c'è stato un miglioramento. Guardando adesso in avanti c'è subito la partita con Perugia, che guarda caso è stato l'ultimo avversario che avete affrontato al Palatrento. Cosa ci sarà di diverso in questa seconda sfida nel giro di pochissimi giorni? Ma due squadre che si conoscono bene, anche loro sono una formazione che cambia parecchio, a cominciare dall'alzatore, e una squadra che secondo me ha fatto molto bene fino adesso, forse sono un po' la rivelazione di questa prima parte di campionato. Noi abbiamo qualche problema fisico, quindi dovremo fare molta attenzione, non sarà semplice batterli. Adesso in campionato abbiamo un piccolo vantaggio sulle avversarie che vorremmo cercare di mantenere fino alla fine.